Ora che abbiamo visto com'è strutturato il libro di Galileo, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, leggiamo questo passo del libro in cui Galileo spiega il principio di relatività. L'obiettivo di Galileo in questo passo del libro è spiegare come mai noi, pur trovandoci in una terra in moto intorno al Sole, non avvertiamo, gli effetti del moto della Terra. Questa infatti era una delle critiche principali che venivano mosse dai filosofi aristotelico-tolemaici e quindi anche, dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa. Una critica che veniva mossa, una delle principali, veniva mossa al modello di Copernico. La critica era: ma se noi ci troviamo all'interno di un sistema in moto, come è la Terra, come mai non ci accorgiamo del moto della Terra? Cioè noi, vivendo sulla Terra, dovremmo avvertire gli effetti del moto della Terra. Invece Galileo, in questo passo del libro, spiega che non li avvertiamo questi effetti ed è giusto che non li avvertiamo, pur essendo la Terra in moto. Infatti Galileo immagina una nave, oggi noi prenderemo un treno, una nave che va a velocità costante, con quanta si voglia velocità, quindi anche velocissima, purché il moto sia uniforme, moto rettilineo uniforme. Oggi noi pensiamo a un treno, noi stiamo in un treno che va velocissimamente, a velocità anche molto alta, purché uniforme. Non curva, quindi non sta in curva, non accelera, non frena e tutta la nostra vita nel treno si svolge esattamente come si svolgerebbe in un treno fermo. Facciamo degli esempi: se noi appoggiamo un bicchiere pieno d'acqua sul tavolino, del treno, questo bicchiere non si versa soltanto se il treno frena, accelera o curva. Se noi camminiamo, non è che facciamo più fatica a camminare verso la testa del treno piuttosto che verso la coda. Se noi saltiamo sul treno, non è che facciamo salti maggiori, verso la coda del treno piuttosto che verso la testa del treno, come invece uno potrebbe pensare, perché se uno salta verso la coda del treno, uno potrebbe pensare che mentre sta in aria il treno intanto si sposta, quindi, si potrebbe pensare che uno fa un salto maggiore verso la coda del treno. Invece non è così. I salti sono della stessa lunghezza e così via. In poche parole, qualunque fenomeno fisico, qualunque cosa uno faccia dentro il treno è esattamente come se il treno fosse fermo. E non c'è nessun fenomeno fisico, nessun esperimento di fisica che noi possiamo fare all'interno del treno che ci possa dire se il treno sta fermo o in moto, a meno che non guardiamo fuori dal finestrino. Ma se noi non possiamo guardare fuori, non c'è nessun esperimento di fisica che ci può dire se il treno è in moto oppure no. E la stessa cosa succede con la nave. Lo stesso Einstein, utilizzerà l'esempio del treno nella sua relatività all'inizio del Novecento, immaginando appunto un treno relativistico che viaggia velocissimo, però all'interno di questo treno tutto va come se il treno fosse fermo. Questo si chiama il principio di relatività di Galileo.